Ciao a tutti, torneo da Lucky Master, partita rapida 10 più 0, abbiamo i pezzi bianchi e visto che giusto ieri sera parlavo con un caro amico conosciuto online della variante ammoniaca cavallo H3 e qui vediamo che il nostro avversario non è da meno in fatto di originalità e gioca cavallo A6. È un 2-2-74, quindi penso che conosca molto bene quelli che sono i principi dell'apertura e anche tutte le stranezze che in apertura si possono giocare. D4 sembra la prima mossa normale in questa strana apertura. Il cavallo C5 al momento attaccato potrebbe andare in E6 e potremmo avanzare ulteriormente il nostro pedone. Cosa che facciamo volentieri. E qui, fermi, 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 fermi. Vediamo se funziona. Tac, finezza. Finezza. Eccolo lì. Track. Quando si gioca un'apertura minore, bisogna sempre fare attenzione a tutti i tatticismi che si potrebbero nascondere. Il nostro avversario ci chiede subito la rivincita e noi gliela concediamo ben volentieri. E su D4 abbiamo sperimentato la difesa d'ori o difesa avvoltoio che comporta un cavallo E4 al terzo tratto. Su C4 è fantastico, fantastico. Difesa d'ori sulla scacchiera. Potrebbe seguire un F3, un cavallo D2, un donna D3, E3 più modesta. Ancora gasato dalla partita precedente. Allora, donna A5 potrebbe essere fastidiosa. Intanto inchiodiamo il cavallo D2 con la nostra donna. Ok. E adesso va bene. Donna C7. E qui abbiamo semplicemente cambiato una coppia di cavalli, il bianco guadagna spazio. Alfiere C3 è nell'aria. Prima però giochiamo alfiere G4 che attacca il cavallo F3. In maniera tale da non tarpare la strada all'alfiere C8 dopo cavallo D7. Devo dire che vincere con la apertura ammoniaca, così in apertura, non capita tutti i giorni. I 2003 sono meritati. E adesso qui la situazione secondo me è preferibile per il bianco, secondo me. Qui forse dovevamo cambiare subito in D2. A ogni modo, no, lasciamo l'alfiere lì e sviluppiamo il cavallo in D7. Anche se bisogna sempre fare attenzione al motto di non giocare due volte lo stesso pezzo in apertura per non trascurare lo sviluppo. Ci concediamo irregolarità su irregolarità. Prima cavallo E4 subito a cuor leggero. E adesso facciamo attenzione a non muovere troppo anche quest'alfiere, se non dopo la spinta del pedone del bianco, il quale ha davvero tantissimo spazio, eh. Però
Queste case risultano deolucce. Qui di case deboli attraverso cui entrare ce n'è non poche. Adesso cerchiamo in qualche modo come sfruttare queste debolezze. Questo alfiere va sviluppato. E5, si minaccia alfiere E7 con attacco sul cavallo H4, il quale può essere immolato per privarci dell'alfiere in G6. In caso di D per E6, F per E6, e qui di colpo non ci sarebbe più l'orgoglio del bianco che il pedone è D5. E noi in compenso andremo ad avere una colonna semiaperta a F, su cui una torre potrebbe premere, in particolare in F3. Eccola lì. Qui mi aspetto un cavallo per G6, indebolendoci la struttura pedonale ad est, cosa che invece il bianco non fa. Allora noi semplicemente alfiere F7, ci teniamo la coppia degli alfieri. Ci riserviamo la possibilità di attaccare con alfiere 7 il cavallo in H4 che non ha più la risorsa a cavallo per G6. E poi valutiamo dove è più opportuno arroccare, se sul lato di re o sul lato di donna. Da notare che il lato di re del bianco si è indebolito non poco con la spinta di questi tre pedoni. Però anche il lato di donna con C4, insomma, ci potrebbe dare qualche appiglio con A6 e B5 per aprire delle linee. Eccolo lì. Alfiere 7 mi piace troppo. Si attacca comunque ai raggi X il cavallo in H4 e soprattutto ci riserviamo la possibilità di arroccare sul lato di re. E qui direi che l'arrocco ci sta. Andiamo a difendere con il nostro re il pedone in G7. Una torre picca i raggi X su F4 e andiamo a collegare tra loro le due torri. Il bianco coraggiosamente arrocca lungo e qui apriamo le danze con A6. L'idea è preparare B5 con l'apertura della colonna A, su cui la torre potrebbe agire in maniera efficace su A2. Qui addirittura possiamo anche prepararla con torre FB8. Non c'è tempo, anche il bianco ha le sue chance e quindi dobbiamo quanto prima crearci del controgioco. Qui ovviamente la briscola del bianco è G6. Il problema è che potrebbe andare incontro ad una mossa come alfiere per H4 e dopo G per F7, torre per F7, andremo a difendere G7. Dovremmo avere un pedone in più, anche se in questo tipo di posizioni non ha granché peso. Voilà! Qui il bianco ha voglia di rifarsi dopo la partita precedente. Devo dire che lo fa anche molto bene. Ora qui E per F5, cavallo per F5 con doppio. E il bianco riprenderebbe il pezzo con posizione superiore. Quindi qui re H8 mi sembra la più spontanea. Bisogna fare però attenzione adesso ad una mossa come G6, che sarebbe davvero forte. Anche perché si minaccia G7 con scacco e forchetta. E il bianco riprenderebbe il materiale sacrificato con tutti gli interessi. Bisogna anche fare attenzione a non aprire eccessivamente il gioco.
su FP6, eccola, è arrivata puntuale. Alfiere per H4, G7 letale. E purtroppo alfiere G8, G7 matto. Quindi potremmo lasciare il mondo così com'è. O addirittura giocare torre G8. O ah, però su alfiere F6, G per F7, se torre per, seguirebbe la forchetta, ma noi non siamo obbligati a mangiare. Andata alfiere F6, ridiamo il pezzo. Anzi, ah, beh, in realtà su G per F7 abbiamo la rischiosissima alfiere per H4, senza temere più la minaccia, G7 scacco. Eccola lì. Adesso qui la musica è diversa, però. Però potrebbe seguire F per E6, che attacca il cavallo, sostiene F7. Però ci sarebbe l'alfiere che terrebbe E7. Azzardata, giochiamola. Ok. Qui stavo valutando una mossa come cavallo e5 che tappa la diagonale A1H8 ad un'eventuale donna C3. Tiene doppio il pedone F7, la donna tiene D6, ma soprattutto abbiamo questo alfiere che davvero sta facendo miracoli. Al momento abbiamo un pezzo in più in cambio di due pedoni. E quei due pedoni sono veramente forti. Quindi è chiaro che da una parte il bianco cercherà di valorizzarli al massimo, puntando anche ad un attacco diretto contro il nostro re, dall'altra parte il nero cercherà di far valere il suo vantaggio materiale, cercando di attaccare ad esempio il pedone E6. Intanto il nero picchia su C4. E direi che il cambio ha il suo perché. L'idea è molto semplice: si minaccia cavallo D3 scacco e poi in alcune varianti torre B8 con idea torre per B2. Posizione tostissima. C'è anche da dire che il nero ha quasi 6 minuti contro i 2,36 del bianco. Eccolo lì. Si minaccia. Ora, questa casa è controllata 1, 2 e 3. Questa casa è controllata solo dal re. Quindi dobbiamo inventarci un qualcosa come alfiere G7 scacco. È alfiere G7. Alfiere G7 può funzionare. E non ne vedo tantissime. Andata. E poi l'idea è donna E7, ok. Prima di donna E7 vediamo se lo scacco è più efficace, ma direi proprio di che non cambia niente. Giochiamola, alfiere E7, donna E7, difendiamo l'alfiere in F6. Il vantaggio di materiale è del nero, il vantaggio di tempo pure, però il bianco ha ottime possibilità. E6 difende F7, F7 controlla E8 e soprattutto G8. E su G8 il bianco ha ben due pezzi pesanti che picchiano ferocemente.
L'alfiere H5 controlla pure F7 ed impedisce cavallo G6. Torre F5, ma. Non so se può funzionare. Ah, forse l'idea è torre G in F1, però non mi sembra pericolosa. Giochiamo torre AB8 e vediamo cosa succede. Lasciamo l'arduo compito al bianco con 1 minuto e 48 di trovare un'eventuale linea vincente. Qui l'idea è molto semplice: cavallo D3 e poi si picchia con torre B2. E qui adesso anche il nero ha le sue chance da giocarsi. Alfiere E2 impedisce in qualche modo, però sono quelle mosse che fanno bene al difensore perché l'attaccante perde tempo per difendersi e quindi ben vengano. E addirittura non siamo neanche costretti comunque sia a giocare alfiere D3, ma possiamo subito giocare donna per E6. Ai raggi X possiamo entrare in A2, premiamo su F5, eliminiamo il pedone in E6 che difende F7 e attacchiamo anche F7 che tanti problemi ci sta dando. E infatti il nostro avversario abbandona. Non c'è 2 senza 3, andata. E visto che ci ha portato bene, cavallo H3, ammoniaca again. Ok, ci sarà? Non ci sarà? Non c'è più. Non c'è più. Niente, forse un segno. Dobbiamo interrompere qui il video di oggi. E che dire, su cavallo H3 io vi saluto, è stato un piacere. Abbiamo fatto un balzo in avanti non da poco, raggiungendo la vetta del 2317. Spero che la partita vi sia piaciuta. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce tra i vostri contatti. E che dire, è stato un piacere, alla prossima. Un saluto a tutti. Ciao.